Allora, partiamo da REST. REST significa Representational State Transfer, come è una sigla che deriva da queste parole. È uno stile di architettura software per sistemi distribuiti. Non è un protocollo, non è una tecnologia, non richiede di scrivere codice, non aggiunge concetti architetturalmente da un punto di vista informatico particolarmente innovativi o nuovi, ma è uno stile appunto di architettura software per sistemi distribuiti come i sistemi internet, che è stato inventato da quel signore lì che ha fatto un dottorato. Alla fine del dottorato, la sua tesi di dottorato parlava di REST, introduceva REST al mondo, e l'architettura REST è stata poi da allora ampiamente utilizzata in moltissimi sistemi. Non è uno standard, nel senso uno standard IEEE, uno standard W3C, ma è comunque diventato in molti casi uno standard di fatto. È ampiamente utilizzato da varie piattaforme web, da varie API web, in maniera più o meno fedele. Io vi racconto la versione più fedele possibile, vi faccio anche vedere alcuni esempi di API in cui questa architettura REST è questo stile architetturale è applicato, API esistenti. Quindi è indipendente dalla piattaforma, essendo uno stile architetturale, è anche indipendente dal linguaggio. Si può usare in C Sharp, si può usare in Java, si può usare in Python, perché appunto è uno stile architetturale. È basato su lo standard, è basato sull'HTTP, è fortemente basato sull'HTTP e sui concetti di HTTP, e può essere facilmente utilizzato in presenza di firewall. Adesso capirete perché. Il concetto base dell'architettura REST, dello stile REST, è una risorsa. Una risorsa può essere qualunque cosa che ha un'identità, un documento, un'immagine, una persona, gli studenti, un servizio, il meteo. E una risorsa si inserisce in una collezione di altre risorse. Quindi abbiamo la risorsa studente con matricola X e avremo la collezione di quelle risorse che saranno tutti gli studenti, e così via. E una risorsa può essere anche qualunque cosa, qualunque oggetto che non appartiene alla rete, per esempio gli studenti, come ho detto adesso. La risorsa, per definizione, la definizione che c'è scritta qui, è un mapping concettuale a un'entità, un insieme di entità, quindi appunto la risorsa studente è lo studente che ha una matricola specifica, perché lo studente, per esempio, qui è identificato in maniera univoca dalla sua matricola, non ci sono due studenti con la stessa matricola. È una collezione di studenti, è una collezione di risorse. I principi di REST sono l'esistenza di questa risorsa, che viene considerata come la sorgente di informazioni specifiche. Adesso facciamo anche un esempio un po' più pratico di questa risorsa. Poi c'è un mapping tra queste risorse e delle URL. Ogni risorsa ha associata una URL, strutturata in un certo modo. Il client e il server, in un'architettura distribuita internet per esempio, scambiano rappresentazioni di questa risorsa. E ogni risorsa può avere differenti tipi di rappresentazioni, e queste rappresentazioni sono tipicamente file di testo strutturato come XML, che conoscete, dovreste conoscere, JSON, che vi racconto a breve, HTML, può essere una rappresentazione di una risorsa, eccetera. Non specifica lo stile architetturale REST una rappresentazione specifica, è lasciato poi a chi lo implementa scegliere qual è la rappresentazione specifica che meglio è adatta a il problema che stai cercando di risolvere. Le operazioni sulle risorse sono fatte attraverso i quattro verbi, principalmente attraverso questi quattro verbi HTTP: get, post, put e delete. Ok?
ogni verbo HTTP ha un suo significato diverso, collegato a una risorsa all'interno di REST. Facciamo un micro ripasso dei verbi HTTP. Di questi quattro, voi li conoscete questi quattro, sì? Di questi quattro, quali sono i due che, diciamo, obbligatoriamente hanno un corpo nella richiesta? Il put, sì, e il post. La get e la delete, anche se qualcuno ha detto get, la get e la delete da specifica non richiedono un body nella richiesta, hanno sicuramente una risposta che è un body, e tipicamente non hanno nella get e nella delete un body assegnato. Quando è che fate una get? La fate probabilmente tutti i giorni, più di una get. Quando le chiedete la pagina internet nel browser, ok? Una post, per esempio, quando compili un form di Google o di login, certamente. Ok. Allora, REST definisce due tipi di risorse, come vi ho già detto, le collezioni e la risorsa singola. Le collezioni rappresentano un insieme di risorse singole, mentre la risorsa singola rappresenta quello item specifico, quell'elemento specifico di cui vi dicevo prima, no? Il qualcosa, l'entità che è identificata in maniera univoca. Una collezione è rappresentata da una URL scritta in questo modo. Qualcosa prima, un dominio, HTTP, un dominio qualunque, in questo caso è inventato, api.univoco.it, ma può essere il mio dominio.it o qualunque altra roba, slash il nome plurale della collezione. Quindi una collezione di, se vogliamo parlare di studenti, rappresentare gli studenti dell'università all'interno di uno stile REST, avremo per ogni, la collezione degli studenti rappresentata da il dominio, in questo caso api.univoco.it, slash il nome plurale della collezione, studenti. Se vogliamo rappresentare i corsi, sarà slash courses. Quindi il nome di quello che vogliamo rappresentare al plurale. E poi abbiamo un item. L'item viene messo subito dopo l'identificativo della collezione. E l'item deve essere univoco rispetto a quella collezione. Quindi, per esempio, student slash S123456, dove 123456 è la matricola, S è un identificativo per esempio per studente, e per esempio per i corsi potrebbe essere courses slash S1729, che è l'identificativo di questo corso. Ok? Questi sono i due elementi base. Come scriviamo una risorsa in REST? La collezione slash il nome plurale della collezione, basta, l'entità slash il nome plurale della collezione slash il nome l'identificativo univoco della risorsa. Come best practice è meglio avere per le risorse singole collezioni nomi, non verbi, studenti, cani, gatti, corsi, università, che non si mette al plurale, ma universities in inglese, e politici, eccetera, 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 nomi, non verbi, non azioni, e nomi concreti. Sto parlando dei corsi, non sto parlando degli oggetti qualunque dell'università. Sto parlando degli studenti, non delle persone, in un caso universitario, per esempio. A queste URL sono associati quattro verbi HTTP che vi dicevo prima. Ogni verbo applicato a una collezione o una risorsa può avere due risultati: fare qualcosa o dare un errore. Allora, la get serve per restituire, esattamente in maniera simile a come fa la get su una pagina web, restituisce la rappresentazione della risorsa. Se una collezione restituirà la rappresentazione di tutte le risorse, gli item all'interno della collezione, quindi una get su students restituirà tutte le informazioni di tutti gli studenti presenti in quella collezione,
Mentre una get sull'elemento, su S123456, restituirà le informazioni del singolo studente che ha matricola 123456. Quindi i corsi che ha seguito, il nome, il cognome, i crediti, la media degli esami, eccetera, eccetera, eccetera. Le singole informazioni. La collezione prenderà queste informazioni e le renderà disponibile per tutti gli studenti di quella collezione. Quindi get, prendere informazioni. Post si applica solo alle collezioni, non si applica alla risorsa singola, e serve per creare un nuovo oggetto, un nuovo studente all'interno di quella collezione. Quindi post a students, passandogli un body, un corpo della richiesta, che sono le informazioni dello studente singolo, creerà una nuova risorsa corrispondente a quello studente singolo. Put serve invece per aggiornare informazioni esistenti. Quindi get prende informazioni, post crea una nuova singola risorsa, put aggiorna risorse già esistenti. E delete, cosa farà mai delete? Cancella una risorsa. Allora, facciamo un esempio pratico con... abbandoniamo gli studenti, prendiamo i cani. Abbiamo due tipi di risorse. Una collezione che è slash docs e tante risorse singole che è slash docs 1234 per identificare un cane 1234 che ha ID 1234 e l'ID può essere numerico come in questo caso o come nel caso della matricola dello studente, ma può essere anche un nome. L'importante è che sia univoco all'interno della collezione. Quindi se noi chiamiamo il cane Bob, poi ci deve essere in quella collezione un solo e unico cane che si chiama Bob. Abbiamo queste due risorse. Come si applicano i quattro metodi a queste risorse? Allora, la get applicato a slash docs dà la lista di tutti i cani della nostra collezione con eventualmente i loro dettagli. La get sul singolo cane, come vi ho detto, mostra le informazioni relative al cane il cui identificativo è 1234, quindi il nome, l'età, il peso, il nome del proprietario, eccetera, eccetera, eccetera. La post sulla collezione creerà un nuovo cane. Quindi voi dite, voglio creare un cane che ha queste proprietà. Allora la post creerà un cane che si chiamerà Pluto e avrà un certo peso, un certo proprietario, una certa età, una certa razza. La post su la singola risorsa dà errore. Il resto non è ammesso fare una post su una risorsa singola, perché serve solo per creare risorse. La put sull'intera risorsa, passandogli un corpo che è l'aggiornamento dell'intera collezione, aggiorna, fa un bulk update, tutte le risorse di quella collezione. Questo, come ho scritto e come ho scritto anche nella delete, è tendenzialmente da evitare, perché è molto pericoloso cancellare tutto o aggiornare tutto. Tenete presente che per come è strutturato, come è stato pensato REST, la put in pratica non è fatto sempre così, ma per come è stato pensato, la put dovrebbe essere un aggiornamento totale della risorsa. Quindi se voi avete una risorsa appunto del cane, che ha un'età, un peso, una razza, eccetera, e voi volete aggiornare solo il peso o l'età, che sono due cose che cambiano tipicamente, la razza tipicamente di un cane non cambia, nel tempo, voi con una put dovreste ripassare tutte le informazioni memorizzate di quel cane, non solo quelle che volete cambiare, ma tutte. Perché per come pensato REST, la put è un aggiornamento totale della risorsa. Poi in pratica questo non viene tipicamente fatto, perché è un mal di pancia ripassare tutta un'intera grossa collezione, un XML che rappresenta tutta la risorsa tutte le volte per aggiornare un campo solo, e quindi è una zona un po' d'ombra. Però la put sarebbe pensata per aggiornare tutto. Quindi una put su una collezione, seppur possibile, vorrebbe dire che voi qualunque file XML, ipotizziamo, passate a una put, a una collezione, rimpiazza in un colpo solo tutto quello che c'è in una collezione. Quindi un minimo errore vi cancella tutto in una collezione. E questo, capite, è pericoloso. Quindi è accettabile fare una put su una collezione, tipicamente si cerca di evitarlo come la morte.
Stessa cosa per la delete. Una delete su una collezione cancella tutto il contenuto della collezione. Basta poco. Basta sbagliare a fare una delete invece che su una risorsa singola, un 234, lasciare vuoto un 234 e si cancella tutto. Quindi quello che si preferisce fare per essere tranquilli e non implementare tutte le delete a livello di collezione. Però è possibile. La put su una singola risorsa invece aggiorna le informazioni riguardo in questo caso al cane che è identificativo 1, 2, 3, 4. Di nuovo, la put è pensata per essere un aggiornamento totale delle informazioni del cane, quindi dovreste ripassare nella put il nome, il proprietario, l'età, eccetera, 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 non importa quali campi voi vogliate aggiornare. In REST è previsto un aggiornamento parziale con un verbo HTTP che non è tantissimo usato e che è un po' nuovo, che si chiama patch. Quindi a volte se nella documentazione di REST trovate patch o qualcosa è un aggiornamento parziale. E per retrocompatibilità a volte si ammette anche che la put permette un aggiornamento parziale. Quindi quando voi a un certo punto creerete un vostro server REST, se la put permetterà un aggiornamento parziale va bene uguale. L'importante è che sia chiaro, che possa permettere anche un aggiornamento parziale di una risorsa. La delete su una singola risorsa cancella quella singola risorsa. Okay? Io queste cose ve le racconto un po' perché le trovate nelle API in giro, un po' perché poi a un certo punto un vostro server, cercheremo di costruire un server che abbia delle API REST, quindi che risponda a questi indirizzi per ogni singola collezione, per ogni singola risorsa. E risponda a quei quattro verbi, get, post, put e delete. E deve rispondere in maniera giusta. Quindi una get restituirà certe cose, una delete no, restituirà solo un 200 ok probabilmente, una put avrà un body, una post anche, una get no e così via. Ovviamente noi finora abbiamo rappresentato i corsi con l'identificativo del corso, collezione corsi, identificativo corso, gli studenti con il loro identificativo, ma ci possono essere anche relazioni tra queste cose. E queste relazioni come si rappresentano? Si rappresentano come collection, corsi, identificativo del corso, S1729 per esempio, che è questo, slash la nuova collezione, una nuova risorsa a cui vogliamo essere collegati. Quindi per esempio, qui ho guardato due esempi, sul corso abbiamo courses, slash S courses ci darà una get su courses, tutti i corsi. Una get su courses S1729 ci darà le informazioni di questo corso, nome, docente, studenti, eccetera, eccetera, crediti, ore, eccetera. E ancora, se noi volessimo solo gli studenti di quel corso, potremmo ancora mettere dopo corso slash students, cioè la collezione studenti. A quel punto qui non avremo tutti gli studenti dell'università, ma avremo solo gli studenti, ci aspettiamo, gli studenti che sono iscritti o in qualche modo collegati a questo specifico corso. E poi potremo andare avanti, slash, dopo students, S123456. E allora prenderemo le informazioni di quello studente iscritto al corso specifico. In genere, con queste relazioni, non si va più avanti di così. È difficile trovare collezione identificativa della risorsa, collezione identificativa della risorsa, collezione identificativa della risorsa. Ci si ferma al secondo livello di URL compilato. Le rappresentazioni, come vi dicevo, non hanno un formato standard o obbligato e sono mandate con la GET come corpo della richiesta sono ritornate con la get come corpo della risposta e mandate con le put e le post per fare le operazioni che vi dicevo. Principalmente si usa JSON come rappresentazione di risposta. In alcuni casi si trovano ancora API che restituiscono un corpo in XML o che richiedono un corpo XML, ma sono sempre meno col passare degli anni. In alcuni casi, ancora un po' più rari, ci sono anche formati tipo immagini, una chiamata REST che invece di restituire un contenuto testuale restituisce direttamente l'immagine. Chiediamo l'avatar dell'utente, la foto dell'utente su Facebook. A quel punto mi restituisce la foto, non mi restituisce le informazioni sulla foto.
Quindi per esempio una JPEG, un SVG o quant'altro. Il formato della risposta nel caso in cui e della richiesta nel caso in cui un API REST ammetta più di una richiesta, di un formato, si inserisce nell'header della richiesta con accept application JSON se volete un JSON, accept application XML se volete un XML, eccetera. Altre volte è possibile trovare invece che un'identificazione, un identificativo nel header della richiesta, un'estensione in fondo all'URL, .json per volere il JSON, .xml per volere l'XML, oppure un parametro, come nell'ultimo caso, punto di domanda, format uguale JSON, nel caso in cui ce ne sia più di uno disponibili. Senza questi parametri si restituisce quello che lo sviluppatore dell'API REST ha definito come default, che di nuovo nel 2017 tipicamente è JSON. Allora, guardiamo un attimino, per esempio, come sono strutturate le API REST di GitHub. GitHub ha delle API per interfacciarsi con i repository, con gli utenti, eccetera, che segue abbastanza fedelmente lo stile REST. Come dicevo, il REST non è uno standard, non è obbligatorio utilizzarlo, però è stato ampiamente utilizzato e GitHub, per esempio, lo fa in maniera abbastanza fedele. Guardiamo, allora, qui a fianco trovate, tra le altre cose, le collezioni. Per esempio, apriamo la collezione repositories. Noi vediamo, per esempio, che per prendere i repository di un utente dobbiamo fare una get, come ci aspettiamo, a slash il nome dell'utente, slash repos. Allora, perché c'è questa parte utente davanti? Perché GitHub associa ogni repository su GitHub e univoca all'interno dell'utente. Io posso creare un repository che si chiama prova, voi potete creare un repository che si chiama prova e non c'è nessun problema. Perché? Perché il repository è strettamente collegato all'utente. Anche come URL cambia, il vostro repository prova e il mio cambia dall'URL. Se non fosse collegato all'utente, un repository di prova dovrebbe essere univoco all'interno di tutto GitHub, quindi nessuno nel mondo, dopo il primo che ha creato un repository di prova, potrebbe creare un altro repository di prova, e capite che è un pochino difficile da immaginare. Questo, vi dicevo, assomiglia, è abbastanza fedele a REST GitHub. In realtà, se volessimo essere fedeli di più a REST, come dovremmo scrivere questa URL? Cosa manca? Manca un qualcosa. User è l'identificativo dell'utente, repos è la collezione dei repository, manca qualcosa. Più forte una volta. E in questo caso vogliamo tutti i repository, quindi quella parte va bene. Manca un qualcosa all'inizio. No, il dominio è, ecco, in genere nelle definizioni delle API quando non c'è il dominio è perché si intende il dominio di default, che in questo caso dovrebbe essere developer.github.com. Sì, poi? Sì, il dominio manca, appunto, in genere si fa vedere l'URL relativa. No, manca una cosa, questo è come scrivere, questa roba qua, è come se avessi scritto github.com slash il mio nome utente slash repos. Io vi ho appena detto che dove questo è l'identificativo della risorsa e questa è la collezione delle intere risorse sul che contengono tutti i repository miei. Mi manca qualcosa qui. Cosa mi manca? Vedete, ci sono due tipi di risorse, le collezioni e le risorse singole. Cosa mi manca? La collezione. Mi mancherebbe la collezione. Che collezione dovrebbe essere, per esempio? Users. Se fossimo veramente RESTful, scriveremmo users, identificativo dell'utente, repos, e poi a un certo punto, quando servirà, l'identificativo del repository. Quindi GitHub, diciamo, è REST-like, va bene, a voi non andrà bene, loro possono. E in questo caso una get sull'intera collezione dei repository mi restituisce tutte le informazioni di tutti i repository collegati a quell'utente. E queste informazioni sono, per esempio, questi.
la visibilità, l'affiliation, il tipo, eccetera. Ah, ecco qua per esempio. Allora, questo che cos'era? Scusate. Ok. Hanno anche l'altra versione per vedere il repository di un altro utente. Vedete, questo è proprio REST. Collezione, nome utente dell'utente, slash repos. Ho frainteso. Questo prima, questo user è proprio user, non bisogna rimpiazzarlo con l'identificativo dell'utente. Perché questo può prendere i tuoi repository, tu sarai già loggato su GitHub, quindi non devi dirgli chi sei. Lo prendi di default. Non è... Questo è molto più REST come struttura. Ok? Vedete, c'è una collezione, un identificativo della collezione e tutti i repository di un utente qualunque, in questo caso. E anche qui ci sono una serie di parametri, una serie di informazioni. Se noi per esempio andiamo giù, vedete in questo caso, in questa get c'è anche un esempio di risposta in JSON. Adesso così iniziate a vedere come è fatto un JSON. C'è un esempio di risposta in questo caso. Quindi vedete che la risposta è sempre un codice, lo status 200k, 404, gli stessi codici HTML, 500, internal server error, eccetera, e poi una risposta, un corpo di una risposta, che in questo caso è la rappresentazione JSON di il repository di un'organizzazione. Se noi andiamo giù a un certo punto, per creare un nuovo repository, facciamo qui, siccome io non posso, in un'organizzazione, voi sapete cos'è un'organizzazione su GitHub? Organizzazione. No. Su GitHub ci sono due tipi di utenti, c'è l'utente normale, le persone, e le organizzazioni. Le organizzazioni sono create per mettere insieme più persone e repository condivisi. Quella di Reti 2, quello che ho fatto per Reti 2, è un'organizzazione dove io sono uno dei membri dell'organizzazione, creo dei repository, voi sarete a un certo punto altri membri dell'organizzazione e avrete i vostri repository. È un utente particolare. Quindi orgs è la collezione delle organizzazioni, questo è l'ID della singola organizzazione, che deve essere univoco all'interno di quella collezione, e questi sono tutti i repository. Una post lì, che cosa fa? Una post su una collezione crea un nuovo, che in questo caso è un repository. Ok. Quindi vedete che qui vi fa vedere poi che parametri si aspetta nel corpo della richiesta. Qui c'è anche un esempio di richiesta. Per esempio, lui vuole creare un repository che si chiama Hello World, che ha come description This is your first repository, che non è privato, che ha un tab per le issue, che ha un tab per i progetti, che ha il wiki attivo. Passa questo come richiesta a quella chiamata post, a quell'URL, e GitHub processa questo file e crea un repository. E restituisce, in questo caso, un 201 created. E restituisce anche altre informazioni, in questo caso come risposta alla post, su tutte le informazioni possibili, immaginabili, collegate a quel repository, che sono pagine, e così via. In maniera analoga, per esempio, anche Twitter ha delle API, che loro chiamano REST API. Per esempio, punto. Non lo trovo mai. Per esempio, questo get statuses user timeline dà lo stat, da nella le restituisce le informazioni dalla user timeline presa dalla collezione status. Quindi questa è sempre la collezione e questo è sempre l'identificativo. E la get fa sempre una cosa, restituisce. Una post sulla collezione creerebbe. Una put su una singola risorsa aggiornerebbe. Una delete sulla singola risorsa cancellerebbe.
E avanti, dopo le API di Twitter, volendo, ci sono le API di Google Calendar, che anche loro sono fatte in maniera REST, più o meno, in questo caso. E anche, per esempio, quelle di Facebook sono fatte in maniera REST, con la stessa architettura. Quindi, quando voi trovate una di queste API e sapete che sono REST e sapete un indirizzo e che c'è una posta associata a quell'indirizzo, sapete già che cosa fa quella chiamata, senza dover leggere tutto il resto della documentazione, se non per dire gli servono questi parametri e quindi devo passargli queste cose, altrimenti non mi crea il post su Facebook, o il tweet su Twitter, o il repository su GitHub. Ok? Come vi dicevo, come vi ho fatto vedere nell'esempio di GitHub, ogni chiamata ha tipicamente uno status code HTTP associato di risposta, quindi nel caso di errori è previsto che voi utilizziate gli status code HTTP per dare quell'errore. Quindi se una risorsa non trovata sarà un 404, se c'è stato un problema nel server sarà un 500 internal server error. Stessa cosa sia per gli errori sia per dare conferma. La creazione di un repository dava 201 created e così via. Molte di queste API REST esistenti, a voi, quelle che farete voi non sarà richiesto, ma molte delle API REST richieste hanno davanti una parte di autenticazione che sempre più viene fatta con quello che si chiama OAuth 2, tipo le API di Google, ma c'è ancora qualcuno che utilizza OAuth 1, tipo Twitter, o autorizzazioni pseudo-inventate, tipo Amazon. E quando c'è una parte di autorizzazione, in genere chi vi fornisce le API, Twitter, Amazon, Google, eccetera, vi dà un token. Voi registrate una pagina, registrate un profilo, eccetera, avete un token tipo questo, 1/FFBGRN, eccetera. E nel leader della richiesta, di ogni singola richiesta che fate, dovete aggiungere authorization 2 punti, questo token. Quello che c'è prima di questo token dipende dal tipo di protocollo utilizzato. Se utilizzi OAuth 2 bisogna mettere bearer, se utilizzi per esempio OAuth 1 bisogna mettere OAuth, poi c'è una lunga serie, che qui non ci stava, di coppie chiave valore. Quindi un customer key e la sua chiave, un client key e la sua chiave, e il suo valore, un secret e il suo valore, eccetera, eccetera, eccetera. Questo dipende, ma è ben specificato nella documentazione. Proprio perché, soprattutto Twitter, GitHub, eccetera, eccetera, vogliono avere una parte di autenticazione, autorizzazione prima di far usare certe API, sennò chiunque potrebbe cancellare il repository di chiunque altro. Senza una parte di autenticazione. Ok, come linee guida per quando poi voi progetterete le vostre API, ricordatevi 4 verbi, 2 tipi di URL, come si combinano, quella tabella sui cani. Ricordate che il create tipicamente deve tornare delle URL, quindi il post, non delle risorse. E se siete su HTTP potete ovviamente, dato che resta su HTTP, potete usare tutto quello che HTTP mette a disposizione anche per creare i vostri server, quindi il proxy, il caching, l'expires, eccetera eccetera. Va bene, qui ci sono due slide di una serie di linee guida, tipo i nomi plurali per le collezioni, che ripetono quello che ho già detto, i nomi plurali per le collezioni non singolari, gli identificativi univoci per le singole risorse. È possibile fare associazione, l'owner 5, 6, 7, 8 ha dei cani, quindi la collezione owners, le persone, la persona identificata con un incerto di ha una collezione di cani, eccetera. Tipicamente, questo non l'ho detto, il resto sì, tipicamente si include nelle URL la versione dell'API che si sta usando. Quantomeno il numero major dell'API che sta usando. Quindi, come nel primo esempio in alto, ci sarà github.com, il mio dominio.com, /v1,
se siete usando la versione 1 dell'API, slash la prima collezione, oppure slash V2 se siete usando la seconda versione dell'API, slash la collezione, e così via. Questo perché quando si passa alla nuova versione major, quindi non dalla 1 alla 1.1 o dalla 1.2 alla 1.3, ma dalla 1 alla 2, dalla 2 alla 3, tipicamente le versioni major non sono retrocompatibili, non dovrebbero essere retrocompatibili, e quindi si mantengono entrambe le versioni per un po' in modo da permettere allo sviluppatore di passare dall'utilizzare la versione 1 a utilizzare la versione 2. Quindi in genere all'inizio, prima del nome della collezione, si mette V1. E nelle documentazioni come quella di GitHub, se c'è questo campo, è scritto dove vi racconta la base URI. Quindi dove vi dice che l'URL di partenza è https developer.github.com/v1, se quella è la base URL di partenza. Ok. Prima di fare pausa, JSON. Allora, JSON l'avete già visto. JSON è un cugino, diciamo così, concettualmente di XML. Cos'è XML? Lo sapete? Avete detto l'altra volta? È un linguaggio di markup. Che cosa sì? Che cosa serve? Per cosa viene usato? Per descrivere delle rappresentazioni. Ok, è un, appunto, un linguaggio di, è un formato di rappresentazione dati per scambiarli questi dati tipicamente. Ok, e JSON segue la stessa cosa, è, come dire, da quel punto di vista è la stessa cosa, è un linguaggio di rappresentazione dati per lo scambio di dati. A differenza di XML, che ha lo schema e ha tutte queste belle cose qua, JSON non ha niente di tutto ciò, è molto più libero. Non è basato sul concetto di tag, quindi non c'è un tag di partenza, un tag di chiusura, e è un subset di JavaScript, dove la J, infatti, JSON sta per JavaScript Object Notation. Okay? E molti linguaggi di programmazione, tra cui JavaScript, ma anche per esempio Python, eccetera, trattano gli oggetti JSON in maniera nativa, non hanno bisogno di librerie aggiuntive per trattare gli oggetti JSON, ce l'hanno già nella loro standard library. Java no, Java ha bisogno di una libreria a parte, però ne esistono tante. Quindi JSON è un formato di scambio dati molto leggero e è basato su tre concetti, due concetti e due strutture. Due concetti: esistono delle strutture per mettere insieme i dati, e ogni pezzo di questa struttura è composta da una coppia chiave-valore. Quindi in un file JSON, all'interno di una delle due strutture che adesso vi dico, ci saranno sempre delle coppie chiave-valore. Nome, chiave, Luigi, valore, eccetera, eccetera. Le due strutture sono gli oggetti e gli array. Gli array sono come gli array che conoscete, sono una lista ordinata di valori e sono rappresentati in JSON da delle parentesi quadre. Gli oggetti invece sono questa collezione di coppie nome valore e sono rappresentate da parentesi graffe. Quindi questo per esempio è un JSON. Questo JSON parte, vedete, come un oggetto, non può partire diversamente, ci deve essere un oggetto o un array all'inizio, una di queste due strutture, e poi vedete ci sono solo esclusivamente coppie chiave valore. Quindi first name è la chiave, John è il valore, last name è la chiave, Smith è il valore, address è la chiave, e qui il valore è un oggetto intero. E all'interno di questo oggetto ci sono altre coppie chiave-valore. Ogni coppia chiave-valore è separata da una virgola e i valori possono essere altri oggetti oppure degli array. Vedete la differenza tra un oggetto e l'array? L'array invece non ha più coppie chiave-valore al suo interno, ma solo
valori. E queste si possono ovviamente combinare. Voi potete avere un oggetto che è all'interno di un altro oggetto, che è all'interno di un array, oppure potete avere array di oggetti. Quindi, per esempio, potete avere un array studenti in cui all'interno ci sono tanti oggetti, uno che rappresentano un singolo studente. E ci sono due tipi di dati in JSON, le stringhe e i numeri. Basta, non esistono altri tipi di dati. Le stringhe sono racchiuse tra virgolette doppie, come in questo caso, first name e John. I numeri invece sono scritti senza alcun tipo di virgoletta. Altri tipi di dato, i numeri di telefono, gli indirizzi, le coordinate GPS, eccetera, vanno tutte ricondotte o a stringhe o a numeri in JSON. Non esistono altri tipi di dato. Quindi due strutture, array e oggetti. All'interno degli oggetti ci sono sempre coppie nome-valore e queste coppie nome-valore possono essere o stringhe o numeri, oppure altre strutture, come nel caso di address. Il valore di address è un altro oggetto, il valore di phone number è un array, in questo caso di stringhe. E come vi dicevo, queste cose si possono combinare a quasi piacere. Quindi, per esempio, queste sono le data structure di JSON prese dal sito di json.org. Vedete che un oggetto parte con una parentesi graffa e finisce con una parentesi graffa, e dentro ha uno o più coppie stringa chiave valore, dove la chiave è una stringa, chiave due punti valore, virgola, chiave due punti valore, virgola, chiave due punti valore, e il valore, come vi dicevo, può essere una stringa o un altro oggetto o un array. L'array invece parte con una parentesi quadra, ha un valore che può essere una stringa o un numero, separati tutti da virgole, e si conclude con un'altra parentesi quadra. Una stringa può avere tutti questi caratteri al suo interno, che non stiamo a leggere, e un valore può essere di questi tipi: stringa, numero, oggetto, array. Ah, non è vero, non esistono solo le stringhe e i numeri, esistono anche i boolean, vero, false, e l'oggetto null. Ok, non avendo JSON, questo è tutto quello che vi serve sapere su JSON, perché non avendo schema, non avendo nient'altro, è un file di testo strutturato in questo modo, che i linguaggi di programmazione nativamente o meno sono capaci a leggere e convertire nelle loro strutture dati. Per esempio, Python traduce ogni array in un array, in una lista, che è l'equivalente dell'array, e ogni oggetto in un oggetto vero del linguaggio di programmazione, in un dizionario, scusate, in quel caso, quindi le coppie in un hash, coppie chiave valore. Ok? Avremo modo dopo, parlando degli assistenti conversazionali, di vedere altri esempi di JSON, perché ormai quelle piattaforme, ma non solo, scambiano sempre JSON tipicamente, quindi lo vedrete molto spesso. Ok, allora facciamo 10 minuti di pausa e riprendiamo alle 10:05.